Eccoci, benvenute. Oh Hashem. Allora, partiamo col nostro Yom Yom. Sono preparato. Eccolo. Allora, oggi siamo all'8 di Tammuz. Siamo nel periodo che va fra il 3 di Tammuz, del quale abbiamo parlato la settimana scorsa. Tra poco passeremo alla tappa del 12 e 13 di Tammuz, sul quale daremo qualcosa, per poi arrivare al 17 di Tammuz. Tutto un mese che dai tempi in cui lo si vedeva come un mese terribile dove cominciavano le disgrazie, Baruch Hashem adesso è diventato un mese che ha soprannominato il mese della Geulah. Baruch Hashem, perché siamo pronti a vedere i miracoli sempre di più. Allora, oggi siamo all'8 di Tammuz e gli Omion dice: noi troviamo che l'amore di Dio per il nostro padre Avram fosse principalmente affinché, e qui c'è il verso che dice, egli comandi Yetzavè ai suoi figli e alla sua famiglia. Yetzavè ha quel significato di collegare, tzavta, collegare a Dio. Quindi tutta la grandezza delle prove subite da Avram nel suo servizio divino non può essere paragonata al suo comandare ad altri, comandare nel senso di collegarli, Metzavè, tzavta, al fatto cioè di far acquisire loro dei meriti. Oggi, Ashkecha Pratit, parleremo proprio di Avram Avinu in un contesto in cui uno penserebbe cosa c'entra Avram Avinu, invece vedremo come c'entra. Però iniziamo a parlare della nostra parasha, che è una parasha particolare, cioè si racconta una storia. Storia di tensione, meta, storia pazzesca, che oltretutto viene raccontata da Torah per Ruach HaKodesh, perché nessuno era presente, Moshe non era presente, nessuno rappresenta questi avvenimenti, per cui Moshe li scrive per Ruach HaKodesh. E già quando ci troviamo davanti al titolo della parasha restiamo perplessi, perché diciamo che già ci eravamo fatto delle domande quando una parasha come quella precedente di Korach era dedicata a un personaggio che da un lato Hashem diceva quanto bisognava distruggere e togliere di mezzo qualsiasi cosa che lo ricordasse, perché Korach è simbolo della disputa, della divisione, e nonostante ciò gli viene data il nome della parasha, perché abbiamo visto la settimana scorsa come in Korach comunque si riconoscono i lati positivi, che anzi ci devono stimolare e insegnare anche a noi come desiderare e avvicinarsi ad HaKadosh Baruch Hu. E comunque Korach era, fino a un certo punto, era un tzaddik del tutto. Per cui lì una spiegazione l'avevamo trovata. Adesso sembra più difficile trovare la spiegazione a Balak, perché Balak, più che dire che è malvagio, si può dire che è ancora più malvagio. Cioè l'ambizione di Balak era peggio, simile o peggio a quella del signor dittatore che Dio cancelli il suo nome, la sua memoria del secolo ormai scorso, possiamo dire, il quale aveva il progetto della soluzione finale. Ecco, Balak aveva anche questa aspirazione della soluzione finale, quindi togliere di mezzo il popolo ebraico del tutto. Va bene che allora era più facile farlo perché il popolo ebraico era radunato tutto insieme. Per cui vai a capire come Balak si meriti il titolo di una parasha. Dopodiché anche questa lezione qui l'ho presa prevalentemente da una lezione di Rav Katzabi, perché aveva colto un punto che a me parla molto, per cui volevo trasmettervi questo punto. Il mio criterio nella scelta degli argomenti è qualcosa che sento che tocca il mio stato e dove io capisco che bisogna lavorare, per cui spero sempre che anche voi ne traiate giovamento. E allora, quando raccontava che lui era andato a fare un itvadut,
È una lezione in un posto dove il direttore del Beth Chabad, tal Rav Butman, l'aveva invitato e lì ha parlato della Shabarla, che proprio parlando di questo la gente dice: ma come Balak, sto malvagio, che si becca il nome della Parasha. E lui dice: ma sai, vedete, in effetti nel mondo ci sono parecchi della discendenza di Balak. Eh sì, vabbè, allora. Ma anche fra di noi. E dice: vabbè, sarà anche. Dico: ma no, ma anche quelli proprio bravi fra di noi. E la gente sta un po' più ascoltata. Sì, per esempio, Rav Gutman, il vostro Rav, anche lui discende da Balak. Allora c'è stato lì un attimo di silenzio. E qui da capire, noi ci ricordiamo che Balak era re di Moab, che da re di Moab viene Ruth Moabita e da lei viene David Amelech, e chi è della discendenza di David Amelech praticamente in qualche modo deriva da Balak. Per cui qui c'è l'assaggio di quello che si dice che è il bene che arriva da quello che è apparentemente il male. E soprattutto quando si vede quanto è malvagio Balak, quanto rappresenta il buio più totale, ci ricorda quanto il valore aggiunto che ha la luce che viene dal buio, più che la luce di per sé, la luce che viene dal buio è quella che è la luce più grande. Per cui abbiamo in parte una spiegazione di questo titolo, che giustifica questo titolo, dal momento che Moshiach stesso alla fine viene da Balak in qualche modo. Ora, però passiamo al protagonista effettivo di questa parasha, che più che Balak è Bilam. Bilam è un personaggio ben strano e non di immediata comprensione, tanto che ci sono persone che quando leggono la parasha si dicono: ma cosa ha fatto di male? In fondo, cioè, a parte dopo sapere dai Midrashim, eccetera, che cosa ha consigliato e cosa ha fatto, ma per come si è comportato, ha sempre dichiarato di voler fare la volontà di Hashem, tutto sommato. Ha sempre detto chiaramente: quello che Hashem mi dice, io dirò, non posso dire qualcos'altro. Per cui, poverino, cosa ha fatto di male? E oggi scopriremo ancora di più qualcosa in questo senso. Ma intanto cerchiamo di capire perché esiste un Bilam che viene reputato a livello di Moshe Rabbeinu. Cosa succede qua? Infatti, quando la Torah dice che non è mai salito un profeta come in Israele, come Moshe Rabbeinu, la spiegazione è in Israele no, ma fra le nazioni sì, e questo è Bilam. Vuol dire che il livello di profezia di Bilam era equivalente a livello di profezia di Bilam. Dice: cosa succede? Come mai? Una spiegazione è che Dio crea una cosa corrispondente all'altra, perché è chiaro che se tutte le cose più alte sono dalla parte della Kedushah, non c'è da scegliere, non c'è da dubbio non c'è, per cui per essere bilanciata la cosa, per venire fuori il bene profondo della Kedushah, ci deve essere qualcosa che si contrappone. Ora, arriviamo qui a inserire invece, quindi comunque un paragone con Moshe Rabbeinu è giustificato in tutti i modi, tutti e due hanno la profezia, anche se ci sono le differenze tra loro, ma hanno la profezia. Ma c'è un altro paragone che salta fuori da una Mishnah del Pirkei Avot che apparentemente è molto più misterioso, perché non si capisce. La Mishnah dice: chi possiede le tre seguenti qualità può dirsi discepolo di Avram Avinu. Chi invece possiede le opposte tre qualità rientra nei discepoli di Bilam il malvagio. Chi possiede, io non so se sia corretta e precisa la traduzione, ma non so se saprei tradurla meglio. Comunque, qui traduce: chi possiede contentabilità, non so se con tanti là è giusto, modestia, umiltà è dei discepoli di Avram Avinu; chi possiede invidia, orgoglio, superbia è dei seguaci di Bilam. Che differenza c'è fra i discepoli di Avram Patriarca e quelli di Bilam il Malvagio? I primi godono in questo mondo ed ereditano la vita futura,
Come detto, c'è tanto da lasciare in eredità a coloro che mi amano e io riempirò i loro tesori. Invece i discepoli del malvagio Bilam ereditano il Geinom e piombano nel baratro, come detto, e tu, oh Dio, li farai discendere nel pozzo della fossa. Essi, uomini di sangue e di inganno, non giungeranno nemmeno alla metà dei loro giorni, mentre io avrò fiducia in te. Qual è la cosa che ci lascia perplessi in questa Mishnah? E come si può paragonare Bilam ad Avram? Cioè, perché per paragonarli vuol dire che hanno qualcosa in comune, altrimenti non li paragoni. Non è che uno. Come? Sì, ma tu paragoni per vedere le differenze tra due cose. Ci deve essere qualcosa di comune, perché uno, io non ti dico qual è la differenza tra un cioccolatino e un elefante. E tu dici che senso ha questa domanda? Quindi per fare un paragone, vedere le differenze, presume che ci sia un qualcosa in comune, altrimenti non fai il paragone, giusto? E qui ci siamo. Quindi bisogna scoprire qual è, cosa accomuna in qualche modo Avram Avinu e siccome poi Pirkei Avot, cos'è il Pirkei Avot? È un insegnarci il modo corretto di comportarci e di vivere che va al di là della halakha pura. Non si tratta soltanto di fare la volontà di Dio secondo le mitzvot, ma di andare un po' al di là di questo e di far entrare in noi buoni tratti del carattere, eccetera. Per cui, se è diretto a noi questo insegnamento, dobbiamo cominciare a chiederci cosa vuole dirci a noi. Vuole dire, io non ho mai pensato, cioè, non pretendo di essere dei discepoli di Avram Avinu o di avvicinarmi al livello di Avram Avinu, ma pensavo di non avere a che fare con i seguaci di Bilam. Cosa, però, se qui mi dice di stare attento a queste due cose, la differenza vuol dire che ha qualcosa a che fare con me. La cosa diventa quindi interessante, importante capirla bene, perché alla fine scopriremo che abbiamo molto a che fare con Bilam e capirlo ci aiuterà anche a trovare la strada giusta. Ora, Avram Avinu, quello che cioè. Se andiamo a paragonarlo perché entrambi hanno Ruach HaKodesh e profeti, non si può dire che Avram Avinu spiccava per profezia, al punto che sua moglie, Sarai meno, aveva più profezia, aveva più Ruach HaKodesh di Avram Avinu stesso. Per cosa spiccava di più Avram Avinu? Perché era grande fra i Maminim, i credenti, aveva questa fede assoluta. Questa umiltà e fede assoluta. E quindi perché questo paragone con Bilam? Dove vedremo che anche Bilam, dal paragone alla fine vedremo che anche Bilam è credente, cioè crede anche lui. Facciamo un attimo la storia, ricordiamoci la storia, perché da dove spunta, perché Bilam entra qui nelle faccende. Allora sappiamo che Balak, che vede avvicinarsi il popolo di Israele, ha sentito cosa è successo prima ad altri e ha paura della forza di Am Israele, ma soprattutto del fatto che hanno visto miracoli durante tutta la loro strada. Dice: qui bisogna, soprattutto se la sua aspirazione, come ha detto, era la soluzione finale, bisogna trovare il modo di combatterli, e era consapevole che vincerli non era attraverso i carri armati e i fucili, ma che ci voleva un'arma più consona, per cui il problema era capire qual era la vera forza. E avendo saputo che Moshe Rabbeinu aveva passato parecchio tempo in Midian, è andato lì a chiedere che cosa si poteva sapere di Moshe che poteva aiutarlo. A quel punto gli è stato detto che la forza di Moshe era nella sua parola. Per cui Balak ha avuto la geniale idea di dire: bisogna controbilanciare con qualcuno che ha altrettanta forza della parola. E c'è il profeta Bilam che, quando lui benedice, le cose che dice si avverano, e quando maledice, le cose che dice si avverano. Tutto quello che esce dalla sua bocca, così è e così si avvera.
Per cui se io riesco a pagarlo, a convincerlo a venire a maledire il popolo Israele, io sono sistemato. Così si arriva a Bilam. E ora Bilam riceve la visita degli inviati di Balak, che gli offrono onori, ricchezze e onori, per che lui maledica il popolo Israele, e Bilam, lì è costretto a dire: momento, devo sentire cosa dice, perché quello che dice Shem io posso dire e non altro. Per cui dice: aspettate fino a domani mattina. Una parte di loro ha già capito com'è la faccenda, che le cose non sono in mano sua, per cui una parte se ne va subito. E perché domani mattina Mosè, sappiamo che nella sua profezia parlava con Hashem faccia a faccia, Bilam Hashem gli appariva di notte, per cui facciamo passare la notte, perché di notte Hashem gli sarebbe apparso. Di fatto Hashem gli appare, e che cosa gli dice? Gli dice: non andare con gli inviati di Balak. E cosa fa lui? Di fatto, come chiunque, ci sono esempi che anche noi possiamo vedere su noi stessi, quando siamo molto legati a una cosa che noi vogliamo, non è che un no ci ferma così facilmente. Per cui decide che no, ho capito, però ci riprovo, magari una strada la trovo. Per cui quando poi è costretto a dire comunque la risposta di Hashem agli inviati, però quando Balak insiste e manda altri inviati con l'intenzione di proporgli ancora maggiori ricchezze ed onori, Bilam li accoglie, cioè non è che dice da subito: no, è inutile che siete arrivati, perché tanto la risposta l'ho già data. Dice: aspettate un attimo, arriviamo domani mattina e vediamo se intanto c'è qualcosa di diverso, con la speranza di convincere a Kadosh Baruch Hu. Quindi, Bilam da una parte dimostra chiaramente quanto si è legato al desiderio delle ricchezze e del potere e eccetera, che gli vengono proposti. Però Bilam è un credente, quindi si rende alla fine. Si deve rendere conto, si rende conto che tutte quelle ricchezze non possono far sì che egli dica qualcosa di diverso da quello che Hashem gli permetterà di dire. Quindi torniamo con questo concetto che Bilam crede, cioè crede che esiste un creatore del mondo, crede che esiste in Dio, e poi vedremo anche come ci è arrivato. Ma cosa fa? Ci riprova e ci riprova e ci riprova. E alla fine Hashem lo lascia andare. Si sa che quando insisti vieni accompagnato per la strada che tu vuoi, e questo non è un buon segno però per forza, perché se vuoi la strada cattiva ti si facilita anche ad arrivarci, con tutte le conseguenze che tu crei alla fine a te stesso. Quindi Hashem dice: ok, vai con loro, a patto che alla fine, sai, devi dire solo quello che io ti metto in bocca. Ogni persona saggia, normale, avrebbe detto: vabbè, lasciamo perdere. E lui no, decide di andare, anche se non aveva, sapeva di non avere la possibilità di far cambiare idea ad Akadosh Baruch Hu. Quindi va. E adesso ancora, perché è scritto che gli allievi di Bilam hanno invidia, orgoglio e superbia? Perché da qui uno che legge le cose dice: vabbè, insomma, in fondo Bilam è credente, si rende conto che le parole che potrà dire sono solo quelle che Dio gli metterà in bocca, per cui al di là di tutte le ricchezze che possono promettergli, lui fa quello che Dio gli dice di fare. Qui anche è disposto a rinunciare a tutto per fare quello che Dio gli dice. Per cui perché si parla male di lui nel Pirkei Avot? Perché si dice: in fondo crede e fa quello che Dio gli dice. Allora, per capire, torniamo appunto al paragone fra Bilam e Avraham Avinu. Vediamo cosa hanno in comune.
Allora, come è arrivato Dio a scegliere proprio Bilam per ricevere la profezia? Abbiamo capito che Dio voleva che anche fra le nazioni sorgesse un profeta con la forza profetica come quella di Mosè, però perché la scelta è caduta su Bilam? Vuol dire che anche fra le nazioni devi avere dei criteri, devi avere dei requisiti necessari per poterti aprire in qualche modo alla profezia. Quindi vediamo che cosa aveva di speciale Bilam, cosa ha fatto per meritarlo. Dice il Rambam che per essere profeta devi raggiungere un certo grado anche di elevatezza. Non si parla di questo a proposito di Bilam, non è una persona elevata, ben lontana da ciò, però ha qualcosa dei requisiti. Vediamo il paragone. Sia Avram Avinu che Bilam, per esempio, non sono cresciuti in una casa religiosa, non hanno ricevuto la verità già in tasca col cucchiaino da piccoli. Nessuno dei due è nato con la circoncisione, entrambi sono usciti alla ricerca del significato della verità. Entrambi hanno capito che deve esserci un creatore del mondo e sono usciti alla ricerca di chi è, cos'è sto creatore. E per far questo vuol dire staccarsi, differenziarsi, non accontentarsi di ciò che tutti gli altri, il mondo intorno a loro seguivano, che era l'idolatria. Quindi si sono distinti entrambi dagli altri. Entrambi capiscono appunto che ci deve essere un creatore del mondo e vogliono capire qual è il suo rapporto col creato. Quindi vogliono capire qual è la volontà di Dio, che cosa Dio ama, che cosa Dio non vuole, odia, cosa lo fa adirare, che cosa gli piace. Vogliono conoscere Dio. E la via per farlo, la via per poter avvicinarsi alla comprensione del divino, non può essere attraverso l'essere occupati e immersi in tutto quello che è la vita materiale. Se tu sei occupato solo delle cose materiali, non c'è nessuna possibilità che ti apra a qualcos'altro. Per cui entrambi si può cominciare a vedere Bilam come uno che probabilmente non viveva in una casa di lusso, non aveva la piscina e l'aereo privato a casa sua, nonostante che potesse permettersi di guadagnare molti soldi con le sue benedizioni e maledizioni, e non inseguiva queste cose se, nel momento in cui voleva raggiungere questo suo potere di profezia. E quindi tutti e due sono stati disposti a rinunce, a sacrifici per la profezia. E anche Bilam l'ha fatto. Ma in che modo? In che modo Bilam era disposto a rinunciare a tutte queste cose, alle ricchezze offerte? Solo perché sa che non servirebbero a raggiungere il suo scopo con Dio. Non è che le ricchezze lo aiutano a raggiungere il fatto che lui vuole convincere Dio a fare quello che Bilam vuole. Quindi non vuol dire che non è interessato alle ricchezze, non vuol dire che le ricchezze non fanno parte del suo bagaglio di valori e idee di cosa vale in questo mondo. E le ricchezze e gli onori valgono molto per lui, soltanto che si rende conto che non saranno quello che lo aiuteranno. Per cui non disdegna per niente né le ricchezze né gli onori. Anzi, Bilam si ritiene lui meritevole, come si presenta anzi a Shem, che dice: loro sono venuti, mi hanno proposto, cioè tu non mi consideri, ma vedi il re Balak, che è famoso e importante, vedi, quindi in questo mondo sì, mi considerano, guarda cosa mi hanno offerto. Per cui ovviamente tutto questo ha un grande valore, però sa che non può usare queste cose, che non gli serviranno. Però la cosa lo addolora, non è che accetta, non è un rinunciare per uno scopo elevato, è un rinunciare perché questa è la strada, altra non c'è.
però addolora. Avrebbe voluto moltissimo avere tutto quello che gli offrivano. E questa è una delle differenze fra Bilam e Avram Avinu. In tutto quello che ha passato Avram Avinu, in tutte le disavventure, le sofferenze, le cose che ha provato, che sono allucinanti se si pensa che Hashem tutto un tratto lo manda a lasciare tutto in un posto dove gli promette mari e monti e poi in quel posto si ritrova a fare la fame perché c'è il, come si dice, carestia, gli tocca scendere in Egitto, gli partono via la moglie, una cosa no, Hashem gli dice sacrifica tuo figlio, cioè, non... Ne passa di tutte e di più, e in tutti questi avvenimenti della sua vita, Avram Avinu non si è mai occupato e non ha mai sentito se stesso. Non ha dato mai peso a se stesso. Ora, Avram Avinu e Bilam cercano Dio, ma Bilam cerca. Lo cerca con l'attenzione rivolta a cosa ci può guadagnare. Ma yotzeli mizeh, si dice in ebraico, che cosa mi uscirà da tutto ciò? Un po' sì, un po' no, perché comunque abbiamo esaminato la volontà di Korach, e nella volontà di Korach c'era qualcosa invece anche di molto sano e di molto giusto, eccetera, eccetera. Solamente che in ogni modo qualche parte il suo io l'aveva ancora sviato, ma qui proprio esiste solo l'io che comanda dentro Bilam. Però la cosa che a noi interessa è capire perché la cosa ci riguarda noi. Noi non siamo così brutti e cattivi, ma perché ci riguarda? Perché anche per noi c'è il pericolo di essere sulla strada di Bilam? C'è questo pericolo? Domanda, vediamo, scopriamolo. Ora, quando uno dice, per esempio, c'è un verso, qualcosa che dice, Tov li torat picha mealfeza av vekesef. Dice, è un bene per me l'insegnamento della tua bocca, ci si rivolge ad Hashem, più che migliaia di monete d'oro e d'argento. Sembra molto elevata questa dicitura, no? Questa espressione. Però se uno la va a esaminare, si vede che è scritto Tov li, buono per me. Quindi è ancora essere rivolti essenzialmente a se stessi, girare intorno a se stessi, sul proprio guadagno, anche se questo guadagno deve essere qualcosa, solo un guadagno spirituale, però quello che si tiene in considerazione è cosa ci guadagno io, anche se in elevatezza spirituale. Qui c'è un paragone che forse ci fa capire come non c'è niente di male a occuparsi del proprio aspetto fisico, migliorandolo con cure di bellezza, con ginnastica, massaggi. Tutto questo non è che sia una cosa che non va bene, è giusto farla. Allo stesso livello noi abbiamo la tendenza a considerare il nostro occuparci dell'aspetto spirituale, per cui è giusto dedicare un po' di tempo anche a noi stessi, scegliendo qualcosa che sia per la nostra anima e che ci faccia sentire bene. A questo livello, pur comprendendo che come ci si occupa del corpo, ci si deve occupare anche dell'anima, però messa così, alla fine non c'è molta differenza tra i due approcci della cura del corpo e dell'anima, perché il soggetto sono io, per sentirmi bene, io. Tutto quanto gira intorno a me. Ora, in questa via noi facciamo e cerchiamo cose che ci facciano sentire come
esempio, fatto come se ci facessimo un massaggio all'anima, che ci fa sentire meglio, più luminosi, più elevati. Ma alla fine, intorno a cosa tutto gira ancora a come io mi sento, come io mi devo sentire. A cosa Dio può fare per me? Come mi può aiutare? Capisco che nel nostro rapporto con Lui ci sono regole che io devo seguire, cose che si possono fare, cose che no, e capisco come Avram Avinu ha cercato di capire e di conoscere Hashem, così Bilam ha cercato di conoscere Hashem, cosa Dio ama e cosa le cose che Dio non ama. E quindi capisco che devo seguire le regole, poiché alla fine è lui il balabaite, il padrone. Però vado quindi secondo le regole, ma cercando di capire alla fine come posso guadagnare qualcosa da tutto ciò. Dal fatto che studio, dalle mitzvot, dalla chassidut, tutte le cose bellissime che faccio, come posso migliorare e curare di più me stesso? Che da una parte non c'è niente di male a curare e migliorare se stessi. Il male comincia quando io stesso sono il fine e sono l'unico protagonista, il mio io travestito da io spirituale, alla fine è ancora il mio io. Quindi vedo che se non c'è un vantaggio per me stesso, qualcosa in me si chiede, se no a cosa serve? Quindi sono disposto a sforzarmi per Dio, per fare quello che Dio mi chiede, a fare rinunce, sacrifici, ma alla fine anch'io ho i miei bisogni ed è una cosa naturale. Quindi quando io ho i miei bisogni e se faccio tutte le cose, mi sacrifico, e alla fine non vedo i risultati, la domanda di è dentro è: ma allora per cosa l'ho fatto? E quante persone davanti a un'aspettativa di un guadagno di un risultato di un certo tipo e si arriva ad avere addirittura il risultato contrario, si avvicina al punto di dire: ma allora Hashem non mi vuol bene, non. Allora mollo tutto, è inutile tutto quello che faccio, perché tutto è confrontato all'azione e risultato, azione e risultato, risultato che io ho in mente. Diverso è quando faccio tutto invece per Dio. E anche se non vedo realizzarsi i miei desideri, resto attaccata a Lui e lo seguo comunque. Questo è il livello di Avram Avinu, perché ciò che cerco al mondo è Dio stesso. Questo è essere degli allievi di Avram Avinu. Bilam vuole conoscere Dio, è disposto per questo anche a fare rinunce e sacrifici. Punto. Abita probabilmente in una casa modesta, monta un asino e non va in giro con la carrozza con i cavalli. Quindi sembra in qualche modo umile, ma dietro, tuttavia, dietro tutto ciò vi è un grande io. Cosa posso guadagnare io? Bilam, vediamo, un grande conoscitore di Dio che vede lontano, che capisce, che sente, nel momento in cui va con gli inviati di Balak, pieno del suo desiderio e ha in mente solamente come sia arrivare alle ricchezze che gli hanno promesso, sia gli onori che gli hanno promesso e qual era il suo progetto, la sua via. Sappiamo che la forza di Bilam, se vi ricordate, era quella di riuscire a capire quali sono i momenti in cui, tra virgolette, Dio è adirato, è in una situazione di gvurà, di rigore. In quei momenti cosa fa Bilam? Tipo, va, compra tutti i giornali possibili nella edicola, comincia a sfogliarli, raccoglie tutte le notizie più piccanti contro Am Israel, va a fare una lista di tutti i loro peccati, dicendo: non sono io, sono fatti, io te li metto soltanto davanti a Shem. E pensa così, in questo modo lo becco nel momento giusto e lì nella sua ira mi consentirà di maledire il popolo di Israele.
neanche per un attimo ha rinunciato in un modo o nell'altro a far riuscire il suo progetto, con l'idea che invece di capire cosa Dio vuole da me, come io posso trascinare Dio nella mia agenda, nel mio progetto, vedo come riesco a fargli fare quello che io L'obiettivo era contro voglio. Israele, la sua Come? profezia era per tutto contro Israele. Tutto contro Israele. E Hashem gliel'ha questo rivoltata hai completamente. capito, ti ho Dalla visto. sua profezia è uscita la profezia unica che c'è nella Torah scritta su Moshiach addirittura. E mentre lui è così affondato in questo pensiero, in questo desiderio, la sua lungimiranza che lui vede, profeta e tutto, ha fatto sì che l'asino sul quale montava vedesse l'angelo che Dio ha mandato nella sua bontà per provare a fermarlo e lui non lo vedeva, l'asino sì, ma lui no. Per cui come ti può L'asino non è accettare? che è superiore Sì, come quando tu sei completamente immerso nel tuo io, in cosa tu vuoi, sei cieco a qualsiasi altra cosa. Ora, quando vogliamo qualcosa e ci fissiamo su quello, noi vogliamo convincere Dio che deve darcela, dimostrando, cioè, anche noi facciamo cose simili, dimostrando quanto si tratti di desideri importanti, giustificati, ma io voglio la macchina perché con quella mi è più comodo andare a fare le mitzvot che tu mi, eccetera. Posso dimostrare tantissime cose anche verissime, che ottenendo questo e quello che lo voglio soltanto per, eccetera. Per questo siamo disposti anche a provare tutte le, come si dice, sgulotte, a provarne una, a provare l'altra, come Bilam ha provato. Tutto per fare così, a fare cose in più, fra virgolette, per Dio, avendo sempre in mente il proprio guadagno. In che modo posso corrompere, se si può dire, a Kadosh Baruch Hu, rivedere tante cose buone che faccio, come il figlio che torna da scuola dicendo: papà, guarda, ho preso un buon voto. So, io l'ho fatto perché so che è importante studiare, quindi non mi aspetto nessuna ricompensa. Vedi il buon voto che ho dato e glielo rimette davanti 10 volte, facendo capire chiaramente che si aspetta la ricompensa. E noi, quanto dentro di noi non funzioniamo in questo modo. Quindi essere dal lato invece di Avraham Avinu vuol dire essere capaci di chiedersi cosa Dio vuole da me, non cosa io voglio da Lui, perché io sono qui, qual è il mio compito. Io non sono importante, quindi disposto, Avraham Avinu disposto a sacrificare Isacco, cosa che non ha nessuna logica. Neanche dal lato divino ha logica. Nel momento vi ricordate insomma, che Kadosh Baruch Hu ha promesso che l'unica discendenza che avrebbe dato vita alla fine a tutto il popolo ebraico sarebbe venuta da lui tramite Yitzhak, e dopo avergli promesso questo gli dice vallo a sacrificare, cioè non sarebbe stato anche normale dire ok, questa è la tua volontà, senz'altro io lo faccio. Lo faccio, soltanto rimandiamo magari di un giorno e intanto mi spieghi un attimo meglio, così sono più pronto a capire la logica che sta dietro. Così posso dire, magari trovare un'interpretazione che mi faccia un attimo capire. No, Avraham Avinu non fa domande, non cerca scappatoie. Dio mi ha chiesto, questo è quello che si dice Asa emet mipnei sheu emet. Che fa la cosa giusta, la cosa vera, solo per il fatto che la cosa giusta è la cosa vera, per nessun altro motivo secondario. Ah, del tutto. Ora si vede che che il fatto di essere allievo di Bilam non è per noi una cosa della quale possiamo accorgercene così facilmente. Perché anzi è molto più facile che noi seguiamo Bilam che Avraham Avinu. Uno può pensare di servire veramente Dio e nei fatti fa mitzvot, segue, fa quello che deve, ma dentro
sente ancora che tutto è per cosa? Cosa ne tiro fuori da questo? Cosa ci guadagno? Adesso per scendere un po' più nella pratica, che è quello che ci interessa a noi, so che io non posso aspirare d'un tratto a passare al livello di Avram Avinu e fare tutto solo perché è la cosa giusta, punto e basta. Noi siamo abituati a pensare sempre che un'azione segue un risultato. E anche nel rapporto con Dio cerchiamo sempre risultati. Io ho fatto questo, 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 adesso voglio vedere però che ci sia un risultato anche per me. La via invece di Avram Avinu, come ho detto, è assai met, mi piace o met, punto, per nessun altro scopo, neppure uno spirituale. E prima di arrivare al fatto di poterci esercitare in questo, c'è un altro aspetto molto interessante, perché da un lato mi dice, vabbè, ma se io mi devo mettere su questa direzione, finisce che, aspetta, no, allora, niente, lo vediamo dopo. Qui possiamo aggiungere che il bello è che poi per questa via, proprio quando facciamo le cose senza aspettarci niente, solo perché è la cosa giusta da fare, alla fine spesso le idee arrivano anche i risultati proprio quando non li aspettiamo, anzi in genere allora arrivano, quando non ci si aspetta nulla nel fare la volontà di Dio. Perché anche se non ce ne accorgiamo, invece noi facciamo sempre dentro di noi dei patti con Dio, io faccio questo, ma tu dopo mi dai questo, eccetera, eccetera. Quindi fino a che il mio agire tiene in conto come fine il mio bene materiale o spirituale che sia, io sono di quelli che seguono il modo di Bilam. Allora, adesso già per arrivare a così di botto a seguire la strada di Avraham Avinu è chiaro che non è tanto possibile. Quindi, che cosa a noi tocca fare? È come abituarci a esercitare un muscolo che si è atrofizzato. Quindi, cercare, trovare dei momenti, poco alla volta, un po' di qua, un po' di là nella nostra vita, in cui noi possiamo far entrare i momenti in cui riusciamo a mettere noi stessi da parte. C'è qualcosa da fare, non mi sto a domandare se mi va, non mi va, ho voglia, non ho voglia, c'è qualcosa da fare, lo faccio. Non penso al risultato, non penso a niente, è una cosa che va fatta, la faccio, punto. Non è la cosa che ci viene naturale questo, non ci viene per niente naturale. Però è una cosa che sì è nelle nostre corde, perché? Perché noi abbiamo ereditato da Avram Avinu, questa cosa ce l'abbiamo sì dentro, ma non siamo abituati a usarla, per cui è proprio come un muscolo atrofizzato. Per cui mettere degli esercizi piccoli, di momenti in cui io mi dico adesso mi prendo 5 minuti, in cui quando c'è una cosa che devo fare, non mi pongo nessuna domanda, non faccio calcoli, ragionamenti, niente. Perché va fatta, la faccio, punto. Che io abbia voglia, che io non abbia voglia. E la cosa qui che volevo dire prima, che è interessante, che uno può pensare, vabbè, ma se devo far così, finirà che le cose io le faccio per forza, senza gioia, senza vitalità, che devo mettermi da parte e lo devo fare, faccio quello che è. E dopo mi ricordo di un piccolo particolare. Fra le cose che Dio mi chiede, cosa c'è? Che devo servirlo con gioia! Per cui per fare la volontà di Dio e mettere da parte me stesso, devo essere in gioia! E a quel punto sono fregato, non posso neanche pensare che posso fare le cose per forza, le devo fare con gioia. Ma quando entro in questa cosa mi si apre un mondo diverso. Una cosa che ho sentito, che mi ha colpito, quando
questi calcoli un po' di fare le cose anche non soltanto rispetto a Dio, ma anche rispetto a noi per ricevere qualcosa in cambio. In genere questo è quello che molto influenza il tipo di rapporto che abbiamo con gli altri. E invece annullarci davanti agli altri, aiutare l'altro e dare senza aspettarsi niente in cambio e farlo addirittura con gioia, non è la cosa che ci viene più normale. Però c'è un punto da considerare che quando la persona è in una condizione, dimostra una condizione di gioia, questa ha una capacità di influenzare intorno a sé in una maniera eccezionale. Cioè, quando tu sei, fai il tuo lavoro sulla gioia, è un lavoro, non è una cosa scontata. Quando ti va di essere di malumore e tu fai sacrificio, sacrifichi il tuo malumore e metti su della musica, ti metti a ballare, cosa che è contro tutta la tua natura. E come dice uno che fa, ognuno di voi può provare, fa degli esercizi, un esercizio può essere quello di prendere una matita e mettersela in bocca, fra i denti, cosa che ti costringe a un finto sorriso. Se la tieni per un po', questo finto sorriso, il corpo non è in grado di identificare quale è finto e quale è vero e comincia a far venire fuori gli ormoni della gioia, eccetera, endorfina, dopamina, eccetera, e comincia a essere in gioia veramente. Per cui è proprio un lavoro, è costringersi a fare quello. Però si vede che quando tu sei in gioia alla fine e fai le cose con gioia, tutto intorno a te viene influenzato. Per cui succede che anche la persona più tirchia di questo mondo, se si trova al matrimonio del proprio figlio e in genere non tira fuori neanche una moneta per sbaglio, in quel momento diventa il più generoso delle persone e chi gli sta vicino viene influenzato e a sua volta dà. E quindi tante volte noi facciamo i conti uno con l'altro, sì, ma io va bene, gli ho fatto questo, però lui non mi ha, eccetera, eccetera. E ognuno si chiude nei suoi calcoli, nei rapporti fra di noi, e paradossalmente, proprio quando invece metti da parte te stesso e ti rivolgi all'altro con desiderio di dare puro, senza nessun interesse e con gioia, questa cosa fa semplicemente in modo che anche nell'altro spunti fuori lo stesso sentimento, è veramente come un virus, e quell'altro comincia a darti. Così, perché ha desiderio di darti. Per cui è una via vincente a tutti i livelli, che chissà perché noi non spesso interi prendiamo esattamente la via opposta e passiamo il nostro tempo a lamentarci, a brontolare dentro di noi, a prendercela con Tizio, con Caio, perché questo non mi ha dato, questo non mi ha fatto, e invece io, eccetera, eccetera. Quindi tutto il nostro messaggio di oggi è esercitarci piano piano, proprio con esercizi quotidiani, reali, che io mi impongo, occasioni che mi do, dove sono in grado di provare qui e là a mettermi da parte, a lasciar perdere io i miei interessi, i miei pensieri, tutto, e sentire che questa è la cosa giusta da fare e perché la faccio così, perché è la cosa che devo fare, punto, senza spiegazione. Questo è il lavoro. E, due parole comunque, poi se volete andarvi a sentire lezioni del passato, com'è? Se deve fare basta. ne pare basta. Ancora due parole, forse, come abbiamo detto all'inizio, sul periodo che stiamo vivendo, questo periodo del mese di Tammuz, che un tempo era il mese dove incominciavano tutti i guai e che ora è diventato il mese della Geulah, dove cominciano, dove c'è il potenziale di tutte le rivelazioni possibili e immaginabili, più in là. Arriveremo a parlare anche del 17 di Tammuz, che ha tantissimo del bene nascosto che viene fuori. Però se la settimana scorsa abbiamo accennato al 3 di Tammuz, che era il giorno in cui il re precedente è stato liberato e dal quale è iniziato un processo che va dritto come direzione verso veramente la redenzione, stiamo per festeggiare i giorni del 12 e 13 di Tammuz. Ricordo
quantomeno un minimo. Oltretutto, per chi è a Gerusalemme, domani a casa mia ci sarà una grande Birkat Hashemit Vadut in ebraico, verrà Tzofit, per chi la conosce, a fare Tvadut, e Tzofit sa come fare Sameach, come fare mettere gioia nelle persone e vitalità, perché è una Tvadut alla quale è venuto a partecipare. In onore di questa festa dei giorni del 12 e 13 di Tammuz, che sono chiamati proprio festa della redenzione. Tecnicamente ricordo cosa è successo: il Rebbe precedente, unico baluardo che ha tenuto duro sulla esistenza dell'ebraismo in Russia davanti al regime comunista e per questo è stato imprigionato, picchiato di tutto, e ha resistito con una fede, una cioè, sicurezza completa in Akadosh Baruch Hu e nella missione che lui aveva, alla fine ha visto i suoi stessi nemici che inizialmente l'hanno liberato dalla prigione per mandarlo in esilio, e dopodiché 10 giorni, solo 10 giorni dopo, gli hanno dato il via completo ed è uscito non soltanto anche dall'esilio, ma alla fine anche dalla Russia. E come dire, un capovolgimento dove il male stesso rivela che non può fare e non può fermare, scusate, un processo. No, speriamo che sia una partoriente che sto andando a partorire. E di lì si vede come inizia un processo, ma un processo, come dicevo l'altra settimana, in cui le cose che succedono, succedono non più con i miracoli che uno si aspetta quando si pensa al miracolo che cambia tutte le leggi della natura, ma dei miracoli, che hanno un andamento progressivo, per cui il Rebbe prima è stato liberato dalla condanna a morte, poi dalla prigione, poi dall'esilio, cioè perché non subito tutto? Proprio perché è un processo che fa vedere come il mondo stesso e la parte che si oppone passa un processo che lo porta a dire amen alla volontà divina, al processo che deve portarci alla redenzione, dove la redenzione è semplicemente un rivelare del mondo stesso, della presenza di Dio. Che il mondo che non nasconde più né Dio né la sua volontà, e l'operare dei Rebbeim, del nostro Rebbe, è proprio in questa direzione. Per cui abbiamo detto che il risultato poi di tutte le opere che il Rebbe precedente ha fatto è stata la caduta del comunismo, la sua uscita poi dalla Russia è passata allo stadio successivo col suo arrivo in America, dove si dice che in America la Torah non era ancora arrivata, viene chiamata l'America come l'emisfero inferiore, mettici Gerusalemme sopra, quello è l'emisfero dove la Torah non è arrivata, per cui il Rebbe precedente ha portato la Torah dove ormai pensavano che lì non c'era posto per cose così antiquate come le leggi della Torah. E finché si espansa, e correbbe, si espansa non solo lì, ma in tutto il mondo. Per cui, come noi siamo adesso oggettivamente in un processo che viaggia abbastanza ormai veloce nei cambiamenti continui che ci sono verso la redenzione, è come è necessario che noi vediamo e riconosciamo in ognuno dei passi, anche in quelli soprattutto che apparentemente sembrano negativi esteriormente, come noi possiamo e dobbiamo essere sicuri che sono una parte del processo e che sono bene, come l'uscita del 3 di Tammuz dalla prigione ha lasciato tutti perplessi dicendo chissà se è una cosa buona o se non lo mandano lontano per farlo fuori in silenzio, lontano agli occhi di tutti, e poi si è rivelato a posteriore che quel 3 che non si sapeva cos'era era una cosa buona. Così anche noi, per andare in America, il Rebbe ha preso un treno fino a Berlino, un treno pieno di nazisti. Se si vanno a leggere le storie che hanno passato i Rebbe, sono qualcosa di tutto schmimmi, tutto
al di là, che niente può fermare la Ma volontà di neanche era Hashem. camuffato. Come? Neanche era camuffato, era vestito in ebreo. Non si è mai camuffato, mai, 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 Perché mai, mai. è ancora di più. E quindi noi dobbiamo semplicemente seguire l'esempio, capire e vivere questa fase nostra della storia con la conseguenza che ogni parte è un puzzle, è una parte di questo processo e che più noi la comprendiamo come parte del processo e ne siamo parte attivi, più arriviamo velocemente alla realizzazione del processo e vedremo la redenzione finale qui con Moshiach con noi, dove tutto il bene sarà rivelato e il male sarà un ricordo. Ma un ricordo del quale arriveremo a dire quello che oggi ci sembra assurdo, che diremo ad Hashem, grazie per tutto il male, fra virgolette, che ci hai fatto, perché allora riconosceremo il bene che vi era dentro. Quindi in anticipo buona festa della Geulah che ci sarà e ci vediamo alla prossima per chi seguirà le registrazioni. Saluto.